Alessandro Barrisella, allora dimenticate la partita di domenica scorsa a Pontinia, la squadra mi sembra che la vedo bella in salute, no? Sì, io martedì ho parlato con i ragazzi, sono incidenti di percorso, cioè significa che qualche volta nel campionato queste partite ci possono stare. Tanto domenica abbiamo subito una riprova, giocheremo con Leno, uno scontro diciamo quasi un derby, quindi la squadra assediata di punti rispetto a noi a qualche punto in meno e quindi automaticamente verrà qui agguerrita per fare il risultato. Quindi dal canto nostro non possiamo fare una partita sottotono, speriamo di farci trovare pronti per affrontare questa partita nei dovuti modi. Beh, come scusante per il discorso di domenica scorsa è il fatto che questa è una squadra molto tecnica, quindi in un campo forse non ottimale come sul Ma il problema del calcio, le scusanti non ci devono stare, altrimenti ogni scusa è buona per poter come si dice, per una sconfitta. Invece no, noi sapevamo che andavamo a giocare in un campo dove purtroppo non si poteva palleggiare o giocare con una certa velocità, però come era per noi era per la squadra avversaria. Loro sono stati più bravi a venirci ad aggredire, a non permetterci di giocare e interpretare la partita anche in funzione del campo. Noi invece questo aspetto non l'abbiamo fatto, però ci può stare, nel corso del campionato questi tipi di partite possono succedere. Quindi, però ecco, tenendo conto che oggi c'è stata la Coppa Italia e alcune squadre che sono in vetta sono state escluse, Sora e quindi Cassino, quindi ci può stare come si vuol dire. Sì, ma questa è anche una dimostrazione perché quindi gli altri gironi sono competitivi, perché squadre come Sora, Cassino hanno difficoltà nel passare il turno. Io le partite non le ho viste, quindi non so i motivi reali effettivamente, però questo dimostra che il campionato di promozione è un campionato livellato anche negli altri gironi. A livello di formazione ci sono difficoltà, problemi oppure tutto è completo? Abbiamo i soliti infortunati, Di Droccio, Fanelli, Fiore, poi Monforte squalificato, vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno, non so se oggi qualcuno ancora si sono allenati a parte, vediamo venerdì quando facciamo l'ultimo allenamento, vediamo un attimo se possiamo recuperare qualcuno, però io ho sempre detto che noi abbiamo una rosa competitiva, a prescindere da chi gioca, e mantenere sempre quel comportamento idoneo per poter fare una partita di altissimo livello. Domenica questa Procalciolina tu la conosci, chiaramente è una squadra comunque che conosciamo bene. Come si prospetta, cosa temi di questa squadra? È una partita difficile, avanti hanno giocatori importanti, hanno giocatori che possono cambiare la partita, sicuramente verranno qui agguerriti a non farci giocare, a venirci a pressare su tutte le parti del campo, cosa normale che fanno tutte le squadre che vengono qui a giocare a Gaeta, perché è normale che i nostri giocatori, se ci lasci libertà di gioco, ti possono mettere in difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi a essere più incisivi, più forti, più determinati in mezzo al campo, trovare quelle soluzioni che ci hanno portato a fare un campionato, a rimetterci bene in classifica. Quindi per fare questo ci vuole tanta convinzione, tanta voglia di fare, ma soprattutto tanto aiuto in mezzo al campo tra i vari reparti per poter poi avere una squadra abbastanza compatta e accorta per poter poi esprimere un gioco abbastanza veloce. La classifica non è pericolosa, però chiaramente è meglio fare i punti, no? No, per il momento no, però non ci possiamo cullare su una classifica semplice. Noi dobbiamo fare i massimi, più punti possibili per guadagnare più punti possibili in classifica, per fare un campionato consono a una società che, come ho sempre detto, che vuole crescere, vuole emergere, si vuole far conoscere. Per fare questo c'è bisogno di risultati, c'è bisogno di partite fatte in un certo modo, perché poi sono quelle cose che danno soddisfazione, che danno stimoli per poter continuare e fare sempre qualcosa di meglio. D'accordo, in bocca al lupo. Crepi.